Dunque, come ogni volta, vorrei cominciare con una storia. E questa è la storia di un libro, raccontata da un libro che è probabilmente il secondo libro più tradotto e più venduto al mondo dopo la Bibbia. Ed è un libretto molto piccolo scritto da un autore francese a metà del secolo scorso, e forse vi sarà capitato di leggerlo. È un libro che parla della storia di un aviatore che cade nel deserto, e caduto nel deserto incontra un bambino che vaga nel deserto vestito in un modo strano, come un piccolo principe. Il libro è Il piccolo principe di Saint-Exupéry. E perché ve la racconto? Perché nella storia del piccolo principe c'è un brano, un momento che nella storia personale del piccolo principe è il momento della svolta, che poi però a cascata diventa il momento della svolta anche per la storia generale, per l'aviatore che racconta, che è il narratore di questa vicenda. Insomma, incontra l'aviatore caduto nel deserto, incontra questo piccolo bambino che vaga nel deserto, e questo bambino gli racconta la sua storia, gli racconta che viene da un pianeta, un altro pianeta, un piccolissimo pianeta, poco più grande di lui. Su questo pianeta ci stanno un paio di vulcani piccolissimi, ci sta tutto è microscopico, e c'è anche un fiore su questo pianeta, una rosa. Solo che questa rosa è un po' antipatica, è un po' vanitosa, è un po' lagnosa, e il piccolo principe passa tutto il tempo ad accudire questa rosa e a rispondere alle richieste a volte assurde di questa rosa. E un giorno però decide di partire per un lungo viaggio. Avete visto, vi racconto sempre storie di gente che parte e poi torna, anche così sarà anche per il piccolo principe. Decide di partire per un lungo viaggio perché ha un problema, che è solo su un pianeta poco più grande di lui. È solo, non ha amici, e decide di partire per cercare un amico. E allora il primo viaggio lo porta in un pianeta che è il primo pianeta che incontra, e anche su quel pianeta c'è una persona, e anche sul pianeta dopo c'è sempre una persona, solo che non trova nessuno dei singoli abitanti di questi pianeti che voglia essere suo amico. Incontra un vanitoso che cerca pubblico, incontra un re che cerca sudditi, incontra un geografo che cerca esploratori, incontra un ubriaco che cerca gente che lo consoli, nessuno sta cercando un amico. Finché questa sua peregrinazione per i pianeti del cosmo lo porta sul pianeta Terra. E sul pianeta Terra a un certo punto gli dicono che deve cercare gli uomini, perché forse fra gli uomini troverà un amico. E allora si mette a cercare gli uomini, ma ad un certo punto capita davanti a uno spettacolo che per lui è incredibile. Vede un giardino pieno di fiori identici a quello che lui ha nel pianeta, un giardino pieno di rose. E lui invece pensava che la sua rosa fosse l'unica. Perché? Perché la rosa gli aveva detto: io sono l'unica della mia specie, sono un caso eccezionale nell'universo, sei fortunatissimo ad avermi. E lui si sentiva veramente fortunato a possedere questa rosa. E invece poi vede migliaia di rose tutte uguali e dice: allora non valgo niente, cioè non solo ero solo sul mio pianeta, ma anche pensavo di essere ricco perché avevo una rosa che era unica al mondo, e invece e ce ne sono migliaia esattamente uguali a lei. Non sono proprio un principe di un bel niente. Si stende su un prato e si mette a piangere. E in questo momento, in cui è completamente depresso perché non solo ha fallito nella sua ricerca di amici, ma anche ciò che pensava di avere si è reso conto che è inconsistente, fa l'incontro della sua vita e incontra una volpe che gli si avvicina un po' da lontano, gli parla,
e gli dice ciao, il piccolo principe che è triste lì che sta piangendo, gli dice ciao, vieni a giocare con me? E la volpe dice no, non posso giocare con te perché non sono addomesticata. E che vuol dire questa cosa? E la volpe gli spiega che esiste un modo particolare di incontrare gli altri che è addomesticarsi. Addomesticarsi è creare un legame. E quando crei un legame, quello che prima per te era uno fra tanti, diventa speciale. Vedi, per me tutti gli uomini sono uguali. Io sono una volpe, caccio le galline, gli uomini cacciano me, tutti gli uomini sono uguali, tutti i polli sono uguali, la mia vita è molto noiosa. Ma se invece tu mi addomestichi, allora tu diventerai unico fra tutti gli uomini e io diventerò unica fra tutte le volpi. Avremo bisogno l'uno dell'altro, perché quando crei un legame con qualcuno, il risultato è che hai bisogno dell'altro. E allora addomesticami, perché la mia vita è noiosa. Addomesticami, gli dice la volpe al piccolo principe. Il piccolo principe dice, vabbè, ma come si fa ad addomesticarti? Beh, allora è una cosa graduale, ti devi avvicinare sempre un pochino di più, giorno dopo giorno, poi all'inizio non mi devi dire niente, poi piano piano mi puoi parlare. Insomma, è così, creeremo un legame, diventeremo amici. Vedi, tu hai i capelli color del grano, se tu mi addomestichi, per me il grano sarà come vedere te. Quando vedo il campo di grano, vedo il colore dei tuoi capelli. Quando sento il rumore di passi, non saranno più passi di un uomo qualsiasi che mi fanno scappare, ma saranno magari i passi del mio amico. Io li riconoscerò che sono i passi del mio amico. E la mia vita d'improvviso diventerà bella e interessante. E il piccolo principe dice, va bene, ti addomestico. E allora diventano amici. E a un certo punto il piccolo principe dice, però io devo partire. È passato tempo, sono diventati amici, il piccolo principe dice, ora ti devo lasciare. E la volpe dice, piangerò. Ecco, vedi, sei stato tu a chiedermi di addomesticarti e adesso soffri perché io me ne devo andare. Lo so, dice la volpe, soffrirò molto del fatto che tu te ne vai. Allora non ci hai guadagnato niente, dice il piccolo principe, che ci hai guadagnato a farti addomesticare da me? E la volpe risponde, ci ho guadagnato il colore del grano. Ci ho guadagnato che quando guardo i campi di grano vedo il mio amico, vedo te. Ora vai nel giardino di rose dove sei stato prima di incontrarmi e guarda bene quelle rose, vedrai che forse la tua non è come quella. Allora il piccolo principe torna dalle rose, guarda le rose e dice, ma sapete che c'è? È vero, voi siete belle e a un primo sguardo sembrereste proprio uguali alla mia rosa. Ma non è vero. La mia rosa è unica perché è la mia rosa. Perché io l'ho innaffiata, gli ho tolto le farfalle, ci ho messo un paravento, io l'ho ascoltata quando lei si vantava, io l'ho ascoltata quando lei si lagnava di qualche cosa. La mia rosa è unica perché è la mia rosa. Voi siete belle, ma nessuno potrebbe dare la vita per voi. Il piccolo principe torna dalla volpe e gli dice, ho capito. E la volpe, ora ti svelo un segreto. Non si vede bene che col cuore. L'essenziale è invisibile agli occhi. È il tempo che tu hai speso per la tua rosa che l'ha resa unica per te. E ciò che tu addomestichi diventa tua responsabilità. Il piccolo principe si ripete queste frasi, no? L'essenziale è invisibile agli occhi, solo col cuore si vede bene. Sono responsabile di ciò che ho addomesticato. E forte di questo tesoro che ha scoperto, se ne va a cercare gli uomini. Però poi quando trova gli uomini si rende conto che in realtà, ma sti uomini, non riesce nemmeno bene ad addomesticarli, non riesce a diventare amico di questi uomini. E quindi capisce che invece deve tornare a casa, deve tornare dalla sua rosa. Torna sul posto dove era caduto quando era arrivato sulla Terra e aspetta l'occasione per l'allineamento dei pianeti per tornare sul suo pianeta. E in questo momento incontra l'aviatore e racconta all'aviatore tutta la storia. E questi due si addomesticano l'un l'altro.
Tant'è che alla fine il piccolo principe dice: ora io me ne devo andare. E l'aviatore piange, no? E dice: ma che ci hai guadagnato? E fanno tutta la stessa scena, siccome hanno bevuto insieme a un pozzo trovato nel deserto, e dice: e forse ci ho guadagnato il rumore della carrucola del pozzo, forse ci ho guadagnato questo. E finisce, spoiler sulla fine del piccolo principe, con il piccolo principe che torna, ma torna in modo tragico, sul suo pianeta. Poi ve lo leggete se non vi ricordate come finisce. Ma perché mi interessa questa storia del piccolo principe? Primo perché è uno dei libri più belli, più profondi che siano stati scritti nel Novecento, molto simile al Vangelo nella sua semplicità di racconti, di gesti, pieno di citazioni evangeliche, strapieno di citazioni evangeliche. E poi perché questo tema del vedere con gli occhi, non si vede bene che col cuore, non sono gli occhi che vedono l'essenziale, è il cuore che vede l'essenziale. Che cosa doveva vedere il piccolo principe nelle rose? Che cosa doveva vedere nella sua rosa? Tutta la questione sta là, in questo sguardo. Prima il piccolo principe vede le rose e dice: oddio, sono un poveraccio, sono un fallito, non ho niente nella vita. Quella che pensavo che fosse il mio tesoro invece è una fra le tante. E poi invece ritorna, rivede le stesse rose e dice: no, io sono l'uomo più ricco del mondo, perché io ho qualcosa che nessun altro ha, ho la mia rosa, quella che ho addomesticato. Questo tema del vedere è il tema che ci accompagna questa sera, perché vorremmo parlare di un aspetto del nostro rapporto con Dio che Gesù descrive come un vedere Dio. Si può vedere Dio? Sapete, nella tradizione cristiana il vedere Dio è quello che si fa in paradiso. Che si fa in paradiso? Si vede Dio. Cioè, proprio in latino si dice, c'è la visio beatifica, cioè il paradiso, stanno tutti a vedere Dio. E tu dici: Maronna mia, che noia, che se stiamo là tutti a vedere Dio. E invece no, l'idea è proprio che c'è qualcosa che se tu lo vedi ti riempie di una gioia profonda. Pensate alla vostra esperienza, che cos'è che vedendolo ti riempie di una gioia profonda? C'è qualcosa che esiste nel mondo, qualcuno che esiste nel mondo che vedendolo ti riempie di una gioia profonda? Probabilmente se chiedessimo uno per uno a te che cosa, avremmo tutte risposte simili per una certa gamma di esperienze, e tutte risposte uniche invece, perché probabilmente direste il nome di una persona, o di due persone, o di tre persone, che sono le persone che voi avete addomesticato nella vostra vita, perché è questo ciò che rende felici, il vedere la persona che ami in senso generale, dico, non solo l'amore romantico. Dunque, vedere Dio, si può vedere Dio? La Bibbia è molto categorica su questo. No, non si può vedere Dio. Se vedi Dio, muori. Tragica. Cioè, il fatto di vedere Dio non è una cosa bella, dolce, romantica, è un'esperienza drammatica, perché Dio è qualcosa di impressionante. Allora, la Bibbia è piena di persone che hanno paura di vedere Dio, o magari lo desiderano, però Dio gli dice: no, però non mi posso far vedere da te, perché ti incenerisco se ti appaio. Tranne qualcuno che ha un'esperienza, che noi potremmo dire un'esperienza mistica, del vedere Dio, ma solo a determinate condizioni. Pensate, c'è un profeta che si chiama il profeta Isaia, che a un certo punto dice: ho avuto una visione, mi sono trovato davanti a Dio, l'ho visto e ho detto: ora muoio. E perché muoio? Perché io sto vedendo Dio e io invece sono un uomo impuro, con le labbra impure, che abita in un popolo impuro, morirò sicuramente. E Dio gli dice: e invece no, non morirai, perché io ti purificherò. Allora, questa sera parliamo di una frase che Gesù dice nelle Beatitudini, che recita così: beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Vedere Dio è una
promessa di felicità ed è qualcosa che si può fare a condizione di essere puri di cuore. Però, cioè, proviamo a chiarirci un po', che cosa vuol dire vedere Dio? Sarebbe assurdo se uno pensasse di vedere Dio così come vede un'altra persona. Chi hai visto stasera? Ho visto Andrea. Poi chi hai visto stasera? Ho visto Andrea, Dio, Francesca. No, non si può, no? Non può essere così, vedere Dio. Perché sennò non sarebbe Dio, sarebbe uno qualsiasi. E invece è Dio. Allora non lo puoi vedere così come si vede una qualsiasi persona. Quando si dice vedere Dio non si intende lo vedo così, si intende un'altra cosa. Qualcosa di più, appunto, un po' come il piccolo principe che vede le rose, ma vede qualcosa di più, perché vede col cuore. Dio non si vede con gli occhi, Dio si vede col cuore. Cioè, le orecchie servono per sentire i suoni, gli occhi servono per vedere le forme e i colori, e Dio come lo percepisci? Dio lo percepisci col cuore, a condizione che il cuore sia capace di percepire Dio. Come si chiama il cuore capace di percepire Dio? Si chiama il cuore puro. E che vuol dire puro? Puro, sapete, di per sé una cosa pura vuol dire una cosa che non è contaminata, no? Che non ha delle cose mischiate, una sostanza pura. Nella tradizione biblica, però, la purità, così come in tantissime religioni, è una questione che riguarda ciò che fai, ciò che tocchi, ciò che mangi, tutta una serie di regole per essere puri o impuri. Ci sono gli animali puri, gli animali impuri, i luoghi puri, i luoghi impuri, le persone pure, le persone impure. E quando sei impuro è come se ti si attaccasse qualcosa, un'impurità, come un contagio, e tu non puoi stare con gli altri. Non puoi né stare davanti a Dio né stare con gli altri. Quindi nel mondo delle religioni in generale, ma anche dell'Antico Testamento, la purità è qualcosa che ti permette di stare con gli altri e stare davanti a Dio, oppure l'impurità ti esclude dagli altri e da Dio. Che cos'è che ti rende impuro? Tutti i tabù sessuali, della vita, no? Tutte le cose più fondamentali che vengono protette dai tabù nelle varie culture, ma anche appunto gli animali, alcuni animali. Se quell'animale ha lo zoccoletto, tutto lo zoccolo integro, è puro. Se c'ha lo zoccolo tagliato a metà, come il maiale, è impuro. E tu dici, ma perché? Ma perché quello c'ha lo zoccoletto tagliato a metà, è sfortunato, è un animale impuro, e quell'altro invece c'ha lo zoccoletto tutto bello, è puro? Perché la mucca sì e il maiale no? Ingiustizie così bibliche, ok? Ma sta di fatto che il maiale non lo puoi mangiare, la mucca la puoi mangiare. Se mangi il maiale diventi impuro, un animale impuro. Allora, tutto questo tema dell'essere puri o impuri, Gesù lo rilegge e dice: no ragazzi, a noi non ce ne frega niente il maiale. Vuoi mangiare il maiale? E mangia il maiale. Vuoi andare in quel posto? Vai in quel posto. Vuoi frequentare questa persona? Frequenta questa persona. Non esiste niente di puro o impuro. Non ci stanno luoghi puri e luoghi impuri, pietanze pure e pietanze impure, non ci sono persone pure o impure, non esiste niente di tutto ciò. L'unica cosa che può essere impura è il cuore dell'uomo. Solo il cuore dell'uomo può essere impuro. E quando è che è impuro il cuore dell'uomo? Quando è malvagio. Solo il cuore può essere impuro, e il cuore impuro è il cuore malvagio. Cioè, Gesù rilegge questo tema del puro e dell'impuro portandolo nel cuore e dicendo: l'unica cosa che conta è appunto la bontà o la malvagità del cuore. Per questo a un certo punto, litigando con i farisei, dice: voi state sempre là a lavarvi le mani per essere purificati, ma guardate che non c'è niente che dall'esterno possa rendere puro o impuro l'uomo, solo è il cuore dell'uomo, il problema è dentro, non è fuori. E questo tema allora della purità o dell'impurità ci dovrebbe un po' porre una domanda. Cioè, se Gesù dice: ragazzi, il problema è il cuore dell'uomo, il cuore impuro è quello che c'ha il male dentro, e poi Gesù dice: beati i puri di cuore perché vedranno Dio, uno dice: beh, allora solo i puri di cuore possono vedere Dio. Ma qualcuno di noi può dire che nel mio cuore non c'è niente di male? Non c'è un pensiero cattivo? Non c'è un po' di invidia? Non c'è un minimo di egoismo? Nel nostro cuore davvero non c'è un'impurità? È impossibile.
impossibile, no? Cioè, chiunque abbia un minimo di esperienza della vita di se stesso sa che nel nostro cuore c'è un gran macello. C'è il bene, ma c'è anche il male. Noi non abbiamo il cuore puro in questo senso. Nessuno di noi ha il cuore puro in questo senso. Allora dici, vabbè, allora Gesù si è inventato sta beatitudine così, no? Allora sappiate che beati puri di cuore perché vedranno Dio. Voi non siete puri? E mi dispiace, no? Cioè così, a farci rosicare. No, è impossibile, no? Non è questo il senso. Forse è un altro allora il senso. Che cosa intende Gesù quando dice beati puri di cuore? Ma i puri di cuore non esistono. Se tu ti fai un attimo di esame di coscienza, non esistono i puri di cuore. Cioè, abbiamo dentro, dobbiamo fare i conti con l'esperienza del male dentro di noi. Sì, però il bene dentro di noi è più forte del male, è più originario del male, è più importante del male. Quando Gesù dice che il male è una impurità, sta dicendo, guardate che il cuore dell'uomo di per sé è buono, è che si è rovinato. Il male è come una malattia, il male è come qualcosa che arriva, è come un'erba infestante che a volte copre tutto, ma resta un'erba infestante. Sotto c'è la pianta quella buona, certo potrebbe soffocare, ma se togli l'erba infestante la trovi. Cioè nel cuore dell'uomo resta sempre il bene più forte del male. È una visione molto positiva, molto ottimistica quella di Gesù. Uno potrebbe dire, no, è impossibile. Cioè, Adolf Hitler? No. E Gesù ti direbbe, guarda che pure là c'era del bene. Molto nascosto, no? Completamente sommerso, ma pure là c'era del bene. E questo vuol dire che in ogni vita c'è speranza che il bene alla fine vinca. In ogni vita. Perché il male è sempre qualcosa di aggiunto, il male è sempre qualcosa che è entrato, il male è sempre qualcosa che si può togliere, non è mai definitivo e vincente e onnipotente, il male si può togliere. Tant'è che il Vangelo è pieno di scene in cui Gesù toglie il male dalle persone. Non solo toglie il male fisico, ma toglie anche il male morale. L'immagine più forte è quando Gesù dice... E quando Gesù incontra gli indemoniati, no? Cioè quelle persone in cui il male è così forte che è diventato concretamente una presenza che le occupa, ma vedete che è sempre qualcosa di esterno che sta dentro le persone. Tant'è che Gesù arriva e gli fa, tu, via, tu, levati, lascia quest'uomo. E i demoni, il male, no? Il male proprio nella sua essenza, se ne vanno. E l'uomo viene liberato. Cosa vuol dire? Allora, il cuore dell'uomo ha in fondo sempre una purezza che resta nel fondo del cuore, ma è coperto di roba, coperto di altre cose, e tutto questo altro che c'è dentro, appunto questo male che abbiamo nel cuore, questa è l'impurità che impedisce di vedere Dio. E qual è la notizia del Vangelo? Che il cuore si può purificare. Non esistono cuori puri, no, ma esistono tantissimi cuori purificati. Esistono uomini buoni al 100%? No, in senso proprio stretto, no? Buono al 100%? No, magari uno dice proprio è bravissimo, 98%. Ma esistono uomini bonificati, resi buoni. Cioè, il punto nel rapporto con Dio non è da dove partiamo, perché da dove partiamo è sempre un macello, è sempre contraddittorio, è sempre bianchi, neri, grigi, gialli, è sempre un gran macello da dove partiamo, siamo sempre incoerenti, grandi slanci, ma poi invece grandi retromarce, grandi fedeltà, ma poi grandi infedeltà, grande generosità, ma pure grande egoismo. Siamo sempre così, ma non importa, non è quella la questione. La questione è che cosa succede nel rapporto con Dio. Cosa succede nel rapporto con Dio? La purificazione. Cioè che piano piano tutta questa roba che c'è dentro si toglie,
la nebbia si dirada, la confusione si chiarisce, la complicazione si semplifica. Tutto questo avviene nel rapporto con Dio. E tutto questo avviene grazie a una cosa, che è quella che in fondo già il piccolo principe all'inizio dell'incontro ci aveva fatto capire. Per parlare di questo, leggiamo un brano del Vangelo. È un brano molto bello che si trova alla fine del Vangelo di Luca, è praticamente quasi l'ultimo episodio del Vangelo di Luca, quindi è uno di quei Vangeli che parlano di Gesù risorto, degli incontri di Gesù risorto. Ed è il brano dei discepoli di Emmaus. Ricordate la storia, ci sono questi due che il giorno della risurrezione, il giorno di Pasqua, se ne vanno da Gerusalemme, scappano da Gerusalemme. A Gerusalemme ci sono tutti gli altri, Pietro, gli apostoli, no? Stanno tutti là, e quella mattina hanno scoperto la tomba di Gesù vuota. Le discepole sono andate al sepolcro e sono tornate dicendo: la tomba è vuota, no, non è più lì, la tomba è vuota, abbiamo incontrato gli angeli e gli angeli ci hanno detto che è vivo, che è risorto. E i discepoli sono andati a vedere, hanno detto: sì, è vero, la tomba è vuota. Pietro ha corso, Giovanni è corso. E insomma, sono tutti lì che dicono: oddio, la tomba è vuota, che è successo? E questi due se ne vanno, scappano. Scappano e se ne vanno verso Emmaus, che è un paese a un po' di chilometri da Gerusalemme, un bel po' di chilometri da Gerusalemme, quindi fanno una bella camminata. Perché vanno a Emmaus? Emmaus non è un luogo famoso nella Bibbia, non è che è una meta particolare, no? Quindi vanno un po' verso il niente, vengono da Gerusalemme, la città santa, e vanno verso Emmaus. Magari uno di loro era di Emmaus, magari stanno tornando a casa loro, magari sono gente che ha seguito Gesù, anni prima hanno lasciato tutto per seguire Gesù e mo dicono: vabbè, sai che c'è, io torno a casa, perché le cose qui si sono messe molto male. Magari questi pensano: Gesù è morto, l'hanno ammazzato, è finita tragicamente la storia, adesso c'è pure la tomba vuota, dicono che è vivo, peggio, magari le cose vanno ancora peggio, diranno i romani, diranno: abbiamo ammazzato quello, non è bastato, ammazziamo pure tutti i suoi scagnozzi, così siamo più sicuri, no? E quindi questi sono spaventati e vanno verso Emmaus. E mentre camminano gli si avvicina un viandante, forestiero, che anche lui cammina nella loro stessa direzione, si mettono a chiacchierare e siccome loro parlano fra di loro di quello che è successo, ma che cosa secondo te, cosa si fa, cosa non si fa, ma le donne che hanno visto la tomba vuota, ma che cosa, insomma, a un certo punto questo qua gli chiede: ma di che state parlando? E loro fanno tutta una scena molto bella, vi leggo la frase che dice: si fermarono col volto triste e uno di loro, di nome Cleopa, gli rispose: solo tu sei forestiero a Gerusalemme, non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni? E Gesù fa il finto tonto e gli dice: e che cosa? E gli risposero: ciò che riguarda Gesù il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e tutto il popolo, come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele. Con tutto ciò sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute. Ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti. Si sono recate al mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto. E insomma, questo gli sbrodola tutta questa cosa e Gesù dice: ah, veramente una storia tragica questa che mi state raccontando. Ora, tutte queste cose che gli racconta Cleopa sono vere oppure no? Sì, sono tutte vere, effettivamente le cose sono andate proprio così. Cleopa sa tutto, sa pure che Gesù è risorto, perché hanno andato, la tomba è vuota, è vivo, loro sono andati, hanno visto proprio, sanno tutto, eppure sono disperati e stanno scappando, sono tristi, sono sconfortati. Questi due discepoli sono delusi. Immaginatevi, ho mollato tutto, ho seguito il guru per 3 anni e va tutto malissimo, fallisce nel peggiore dei modi. Quello in cui avevo creduto, quello in cui avevo sperato, tragedia. Ho puntato tutto su un cavallo, non è manco arrivato all'arrivo.
È un fallimento enorme il fatto che Gesù sia stato arrestato, sia morto in modo così tragico. Non è solo la morte tragica di Gesù, è che è morta la loro speranza. Era il loro ideale, no? Era quello che speravano di fare ed è andato tutto male. Quindi questi sono pesantemente provati, no? Sono tristi, sono depressi, sono delusi, sono scoraggiati, sono proprio in una situazione atterrata. Ed essendo atterrati, vedono le cose così, con questa grande tristezza. Ed è molto interessante quello che fa Gesù con questi due, perché prima li insulta, gli dice: stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti. Stolto nella Bibbia è una parolaccia, è l'insulto peggiore che si possa fare a un uomo. Quindi noi adesso non la posso tradurre in vernacolo romano, ma cioè è una parola proprio brutta, ok? Proprio brutta. Quindi gli dice: stolti, lenti di cuore, cioè vuol dire scemi, stolti e scemi, che non capite che cosa hanno detto i profeti. E poi: non bisognava che il Cristo patisse tutte queste sofferenze per entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quindi tutto il resto del percorso che fanno verso Emmaus è Gesù che gli parla, e gli parla di tutta la Bibbia e di tutto ciò che nella Bibbia riguarda il Messia, Gesù di Nazaret. Ora, l'esperienza che fanno questi qui è che mentre camminano e Gesù gli parla, dentro di loro succede qualche cosa. Erano tristi, delusi, spenti, e invece si accende dentro di loro una fiammella che poi diventa sempre più forte, tant'è che quando arrivano a Emmaus questi hanno il cuore pieno di vita. Solo che ancora non se ne sono resi conto. Arrivano lì a Emmaus e questo fa per andare più avanti, e loro gli dicono: ma no, non te ne andare, no, no, dai, aspetta, ma dove vai? No, ma resta con noi, cioè è buio, è inutile che continui a camminare, fermati con noi a cena. E lui si ferma, e mentre sono a tavola, prima di mangiare, lui prende il pane e lo spezza. In quel momento, loro, vedendo questo gesto che lui spezza il pane, si ricordano della cena, quella che hanno fatto 3 giorni prima, l'ultima cena, e riconoscono Gesù, gli si aprono gli occhi e riconoscono Gesù, ma appena lo vedono sparisce. E allora capiscono che cosa è successo, che tutto quel pomeriggio hanno camminato con lui, cioè stavamo camminando con Gesù ma non lo vedevamo, non ce ne rendevamo conto. E allora che fanno? Tornano di corsa a Gerusalemme, e mentre tornano a Gerusalemme dicono: ma cavolo, ma dovevamo capirlo che era lui, perché mentre ci parlava ci ardeva il cuore nel petto. Avremmo dovuto capire che era lui, perché il cuore bruciava. E tornano, arrivano a Gerusalemme per dare la notizia che hanno visto Gesù risorto. Ma arrivati a Gerusalemme, anche quegli altri hanno visto Gesù risorto, no? Quindi c'è tutta questa cosa. Perché questo racconto ci interessa? Perché è proprio un esempio di purificazione. Il cuore di questi discepoli è impuro, tant'è che loro non riescono a vedere Gesù che hanno davanti. Che cos'è che rende impuro il cuore di questi discepoli? Qual è il male che abita il loro cuore? Abbiamo detto: la tristezza, la delusione, no? Il senso della sconfitta, l'essere ripiegati su se stessi a leccarsi le proprie ferite perché hanno vissuto un fallimento pesante, il fatto di rafforzare l'uno con l'altro questo senso di sconfitta. Cioè loro sono due che parlano fra di loro e fanno: oh, è andata uno schifo sta cosa, sì, è andata proprio uno schifo sta cosa, ma secondo te siamo più sfortunati? No, noi siamo i più sfortunati di tutto Israele, non c'è nessuno più sfortunato di noi, perché il nostro... Ma le cose sarebbero potute andare un po' meglio, ma certo, ma se Ponzio Pilato invece di lavarsi le mani gli avesse detto... Cioè, capito? Si fomentano nella tristezza della loro visione e non riescono manco a accorgersi di quello che sta succedendo. O le discepole sono tornate dalla tomba dicendo: abbiamo visto gli angeli, è vivo, e loro niente, come se gli avessero detto: oh, abbiamo incontrato Tizio mentre tornavamo su un carretto. No, non si accorgono, sono chiusi, impermeabili. Hai presente le persone quando sono impermeabili? Tu gli puoi dire quello che te pare, non t'ascoltano. E quindi è inutile che gliele dici le cose, no? Perché sono completamente chiuse, cioè ti sente ma non entra niente,
perché è chiusa, è blindata la persona. Quello è il cuore impuro, no? Che non permette di vedere Gesù, di riconoscere Gesù, perché è chiuso nel male. Vedete, qui il male non è una cosa tipo questi hanno fatto una strage, hanno ucciso qualcuno, oppure questi hanno... No, è il male di una persona che ha detto questa vita è tutta sbagliata, non c'è nessun senso. Non ha senso ciò che è successo. È una catastrofe. Per questo Gesù gli riracconta tutta la storia ricostruendo un senso. Gli dice, no, doveva succedere così, era proprio questo il piano di Dio, guardate che c'è una logica in quello che è successo, le cose dovevano andare così. E loro, mentre lui gli ricostruisce la logica della loro vita, di quello che hanno vissuto, allora loro ricominciano a sperare. Ma manco se ne rendono conto mentre sta succedendo, no? Loro solo sentono questo che parla, e piano piano il cuore si riaccende. Con il cuore acceso, cioè con il cuore che è stato purificato, a quel punto basta pochissimo per riconoscere Gesù. Basta rivedere un gesto e ta, e si aprono gli occhi. È una bella immagine, dicevo, del cuore che viene purificato. Come si fa ad avere un cuore puro? Chi è che purifica il cuore? Noi da soli non possiamo fare tanto, possiamo fare qualcosa per purificare il nostro cuore, cioè per togliere il male dal nostro cuore. Possiamo fare qualcosa, sì, ma non possiamo fare tutto. Alla fine non abbiamo così tanta capacità di gestire il nostro animo da togliere il male. Magari ce l'avessimo, magari la questione fosse solo tipo Marie Kondo, no? Avete presente l'arte del riordino, milioni di copie vendute, che ti spiega come si rimette a posto casa. Allora, figlio mio, il principio fondamentale è che devi buttare tre quarti della roba che c'hai a casa, perché c'hai troppa roba. E tu dici, no, ma non voglio buttare le mie cose, questo mi ricorda, quest'altro mi ricorda, no, ma è vero, sì, c'ho 10 vecchi telefonini nel cassetto, ma non si sa mai, mi potrebbero riservire nella vita tutti questi modelli di iPhone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, no? Chissà, magari li riuso, sì, certo, sì, guarda, sicuro li riuserai tutte quelle cose che hai. Allora Marie Kondo ti dice, guarda figlio mio, devi buttare un sacco di roba, togli la roba e vedrai che avrai la casa in ordine. Ti spiego come si fa a buttare la roba. Magari fosse così per il nostro cuore, no? Arriva Marie Kondo e ci dice, ragazzi, vi spiego come si purifica il cuore, questo lo devi togliere, questo qua, no. E invece non è così. Il nostro cuore, che è un guazzabuglio, come abbiamo detto altre volte, anche in questo è molto complicato. Capire dentro di noi che cos'è il bene e che cos'è il male, mica è sempre così facile. E anche quando capisci che una cosa è male, ti fa male e fa male agli altri, e mica è detto che siccome l'hai capito allora va tutto bene, allora l'hai risolto. Se no gli psicologi morirebbero di fame, no? Perché al terzo incontro hai già capito tutto, poi dici, poi però ci vogliono 8 anni di terapia per riuscire a fare ciò che hai capito al terzo incontro che avresti dovuto fare. È così, il nostro cuore è un po' misterioso. Chi è che purifica il nostro cuore? La buona notizia è che è anzitutto Dio stesso che purifica il nostro cuore. È Lui che si prende cura del nostro cuore. Ed è Lui che bonifica il nostro cuore, come se fosse, Gesù dice, è come un giardiniere, che c'è la sua pianta e lui sta lì e la cura la pianta. Il tuo cuore è come una pianta nelle mani di Dio, è Dio che lo innaffia, è Dio che lo cura, è Dio che pota ciò che va tagliato, è Dio che toglie tutti i parassiti, ci mette lo spray per togliere, è Dio che si occupa di rendere il tuo cuore buono. E tu che devi fare? La pianta, che cosa fa? La pianta, potremmo dire, si lascia curare, si lascia innaffiare, si lascia potare, si lascia mettere lo spray anti-insetti. La pianta si lascia fare. Ma dice, ma non c'è proprio niente che posso fare anch'io per collaborare. Dice, va bene, allora è Dio che purifica il mio cuore. Ma io che posso fare? Beh, innanzitutto lasciati fare. Ma se posso fare una cosa sola? Sì, puoi fare una cosa sola. Puoi fare una cosa che è l'unica cosa che veramente
purifica il nostro cuore, che purifica tutto. È l'unica cosa che elimina il male dalla radice nel nostro cuore, che è provare ad amare. E voi dite, è troppo facile questa cosa. No, è difficilissima. È difficilissima. Ma che cos'è che rende... che cos'è che rende la rosa del Piccolo Principe unica? È che lui l'ha amata, ha lavorato per lei, l'ha curata, no? L'ha protetta. È quello che la rende unica. Il Piccolo Principe a un certo punto vede la rosa, la sua rosa, come unica, perché dentro di lui si accorge che lui quella rosa l'ha addomesticata e che lei ha addomesticato lui. Cioè si accorge che c'è amore, che c'è un legame. È l'amore, è il legame che purifica i nostri cuori. Il cuore impuro, cioè il cuore cattivo, è il cuore chiuso. Nella Bibbia c'è un'immagine bellissima, il cuore di pietra. Che problema ha il cuore di pietra? È che è una pietra, no? Che non fa il suo lavoro, no? È perfetto, non si scalfisce mai, non si rompe, è sempre uguale a se stesso, ma è duro, è una pietra, non è un cuore che palpita. Non è un cuore che vive, ecco. Allora, beati i puri di cuore perché vedranno Dio. Dio desidera farsi vedere, cioè Dio desidera mostrarsi al nostro cuore. Dio desidera quel momento, come alla fine del brano dei discepoli di Emmaus, in cui quelli vedono Gesù e dicono: era lui, ha camminato tutto il tempo con noi. Dio desidera ad arrivare a quel punto in cui tu guardi tutta la tua vita e dici: era lui, è sempre stato accanto a me, ha camminato con me sempre. A quel punto vuole arrivare Dio. Ma come si arriva a quel punto in cui tu finalmente vedi la sua presenza nella tua vita? Ci si arriva quando l'amore ti ha purificato. Anzitutto il suo amore. E dicevo, è anzitutto Dio che ci purifica. Come ci purifica Dio? Beh, Gesù come li ha purificati questi qua? Parlando con loro. È anzitutto ascoltare la parola di Dio, ciò che ci purifica. È quello che genera in noi una vita nuova. E poi, l'unico comandamento che Gesù lascia ai suoi discepoli. Sapete, no? Nel Vangelo di Giovanni, alla fine di tutto il Vangelo, Gesù dice: ragazzi, vi do un comandamento, uno. Vediamo se uno. Amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. Ma questo è il comandamento, questo è ciò che purifica il nostro cuore. Che puoi fare tu? Provare ad amare. E tu dici: ma sì, ma provaci, ma... Però c'ho il cuore, però io sono molto insicuro, io sono molto... Ma che te frega? Ma io però io sono egoista, io ho il carattere... Ma che te frega? Però io sono una persona problematica... Ma che te frega? Ma che te frega? Ma che per amare c'è bisogno di essere risolti, col buon carattere, persone generose? No, c'è bisogno che provi, che decidi a un certo punto, ce provo. Provo a creare legami, provo a voler bene e a farmi voler bene, provo ad addomesticare gli altri e a farmi addomesticare. Questo possiamo fare, questo vale la pena fare. Tutto il tempo, tutto il resto è un po' una perdita di tempo, sono cose secondarie. Questo è ciò che cambia il nostro cuore, che ci purifica, cioè che ci rende capaci di vedere la presenza di Dio nella nostra vita. E quando la vediamo siamo beati, beati puri di cuore, perché vedranno a Dio. Nella preghiera che faremo, allora pregheremo su questo, sul nostro cuore. Se ricordate, ne abbiamo già parlato infinite volte, perché stiamo sostanzialmente parlando sempre di questo, del nostro cuore, e guarderemo questa volta in particolare l'impurità del nostro cuore, tutto questo groviglio di male, di meschinità, di piccolezza, di mancanza di respiro che spesso abbiamo dentro di noi, spesso, no? Lo guardiamo e proviamo a metterlo davanti a Gesù e a dire: Signore, purifica il mio cuore, purificami, fai tu ordine, vieni tu a
a ridare unità al mio cuore. Vieni tu a rendere ciò che è di pietra morbido, ciò che è oscuro illuminarlo, ciò che è tutto diviso, frantumato in tante cose, a unificarlo, ciò che è tutto alti, bassi, così, a pacificarlo. Vieni tu a fare questa cosa dentro di me. Il punto è che Dio vuole farla, vi dico che lo sta già facendo nella nostra vita. La nostra preghiera è un sì, è un dire va bene, fallo tu, purifica il mio cuore. E sappiamo che questa purificazione avviene con l'amore, con l'amore che Dio ci dà e quell'amore che noi possiamo provare a mettere nelle nostre relazioni nei confronti degli altri. Quindi pregheremo così. Prima proveremo a fare un po' di attenzione all'impurità del nostro cuore e poi invece chiederemo al Signore di purificare il nostro cuore e come segno del nostro sì proveremo a pensare qual è quella relazione nella quale potrei addomesticare e farmi addomesticare. Qual è quel legame che manca e che ci potrebbe essere un po' di più? Quindi pregheremo in questo modo.